Stasera siamo a Ponte Assigna in occasione della saga della pecora che è inserita nei festeggiamenti della festa di Sant'Anna e siamo qua con Valerio che ci racconta un po' come nasce la sagra e la festa, quali sono le tradizioni. Sì, buonasera. La sagra nasce 667 anni fa, quindi non proprio ieri. Ed è stata fatta sempre ininterrottamente fino all'alluvione. L'alluvione purtroppo distrusse parecchio qui a Ponte Assigna, quindi fu sospesa e nell'82, in occasione dei mondiali, che per fortuna abbiamo vinto, i cittadini di Ponte Assigna sono scesi in piazza a festeggiare e allora abbiamo deciso facciamoci uno spaghetto, facciamoci qui, facciamoci là. La sera dopo uguale, è andata avanti per una settimana questa storia e ci è venuta l'idea di rimettere su la festa famosissima di Sant'Anna, che era il 26 di luglio. E quindi l'anno dopo ci siamo un minimo organizzati, ma proprio un minimo, proprio una cosa proprio leggera, però ha avuto molto successo e quindi questo ci ha dato forza per fare una cosa seria. Ci sono voluti un po' di anni per fare una cosa più organizzata, quindi arriviamo all'89, quando abbiamo istituito questo Comitato Festa di Sant'Anna e abbiamo acquistato con tanti sacrifici un po' di strutture per cominciare la festa un po' come si deve, diciamo così. Dopo pochi anni siamo riusciti a migliorare molto la struttura e ad avere una bella affluenza facendo il Luna Park e all'epoca facevamo anche tanti giochi di piazza ed era molto partecipato, dall'albero della cuccagna, poi si montava una piscina, era una cosa straordinaria. Ora purtroppo negli ultimi anni vuoi le nuove normative, le nuove leggi che impongono tante cose. Fare l'albero a cuccagna è impensabile perché se qualcuno si fa male, addio. E comunque abbiamo fatto delle grosse manifestazioni rigate nell'Arno, che l'abbiamo proprio qui sotto, qui a 50 metri. Abbiamo fatto i voli con la mongolfiera, abbiamo fatto gli atterraggi con i paracadutisti nella piazza, tante iniziative. Ora purtroppo queste grosse iniziative sono un po' state eliminate per un discorso di costi più che altro. Però ancora facciamo un raduno di macchine d'epoca, insomma di manifestazioni ne facciamo abbastanza. La sagra inizia il 10 di luglio e finisce il 26, fa da trailer per la festa che è il 24, 25 e 26 luglio. Il 26 luglio, la finale, facciamo i fuochi d'artificio che sono nell'Arno, che partono anche da dentro l'acqua, sono molto suggestivi. Poi si vedono molto bene perché essendoci il ponte che attraversa Sassigna e Lastra, la gente li può vivere, ce l'ha proprio lì a pochi metri. Scusatemi. L'Arno praticamente qua dietro il bastione. L'Arno è proprio qui, a 50 metri. È bellissimo, perché ora è bellissimo, non è più come una volta, è stato veramente depurato ora. C'è il pro e il contro perché ci ha portato anche l'alluvione. Insomma, quindi è una festa sicuramente da non perdere, soprattutto questo gran È una finale con i festa che fuochi. si sta ringiovanendo continuamente perché nel comitato, avete visto voi, avete fatto le riprese, c'è tantissimi giovani. Tantissimi, sono 2 anni che c'è un'affluenza di giovani incredibile, sta piacendo a questi ragazzi, a questi diciottenni, ventenni ed anche ai bambini. Noi abbiamo fatto fare le magliette della festa anche in misurine di 5, 6, 7 anni perché c'è tanti ragazzini e ragazzine che vogliono non così venire, vogliono partecipare, vogliono fare, gli piace proprio, si stanno divertendo molto. Giustamente vogliono partecipare i Sì. ragazzi, insomma, fa piacere quando c'è un Sì, po' di molta partecipazione. partecipazione.
Tornando alla sagra, le specialità che proponete quali sono? La numero uno è la pecora, le penne alla pecora, perché non c'è nessuna comitiva che viene qua e voglio il 90% penne alla pecora. Poi facciamo tutto il resto. Poi come secondi abbiamo la bistecca di pecora, che tutti quando glielo diciamo storgono un po' il naso, perché pensano come di pecora. E invece poi io gli dico, se non vi piace vi rendo soldi. Ed ha avuto molto successo. E altro piatto che ha tanto successo è la pecora in umido, che purtroppo nelle nostre zone, che era un cavallo di battaglia dei ristoranti, è andata quasi a scomparire, perché è laboriosa, è lunga, è costosa, eccetera, eccetera. Comunque noi la facciamo, e se no si chiamerebbe sagra della pecora. Facciamo anche una ottima bistecca alla fiorentina, non ce ne dimentichiamo. Chianina. Va benissimo. Quindi vino del Chianti. Vino del Chianti, vino del Chianti. Sì. Delle nostre Chianti zone. Benissimo, a questo punto non ci resta che andarla a provare veramente questa pecora con la formula soddisfatti e rimborsati. Certo, vi invito tutti, vi aspetto tutti. Ma siamo sicuri che non ci sarà bisogno del rimborso. Grazie di nuovo a Valerio per la disponibilità. Grazie a voi, grazie, buonasera. E buon appetito.